Ciao a tutti, eccoci finalmente alla terza parte di questa sistemazione dei filari. Sono qui oggi sul bolide, di norma avrei usato il 500 ma oggi è impegnato. Lo spiano dei terreni fresati lo effettuo, spero si senta bene perché oggi è una giornata ventosa, lo effetto con questo attrezzo un po' particolare. In realtà non è particolare, è un attrezzo molto semplice. Questo ve lo faccio vedere qui sotto, ha dei denti. È un erpicino che, a quanto ne so, veniva agganciato e trascinato dietro le seminatrici, a cui io e mio padre abbiamo fatto un telaio pressoché rigido, in modo da utilizzarlo appunto attaccato al sollevatore, in modo indipendente. È ancora in fase sperimentale, vedete qui questo travetto di legno che serve per tenere agganciati tutti e tre i pezzi, perché comunque io li posso richiudere. Questo erpicino ha una larghezza di lavoro di 2,15 m e lo utilizzo appunto per andare a sistemare i terreni dove sono passato a fresare, qui l'avete visto nello scorso video, e quindi sistemare un po' tutti i dislivelli e tutti i solchi lasciati dalle ruote. Dalla fresatura è passata più di una settimana, nel mentre ho effettuato trattamenti, concimazioni, ha piovuto, quindi il terreno si è anche un po' indurito. Ci sono anche dei nuovi segni di ruota, appunto si vedono qui. Torno sulla mia base a ruote e comincio la lavorazione.